Prima di entrare insomma poi nella replica di quello che diceva la consigliera Marco, io voglio chiedere una sua elucidazione su quello che è stata l'indicazione del consigliere Cortese. Mi è falso di capire che la commissione trasparenza quindi non è stata contingentata nel numero dei componenti, ma prevede la partecipazione di tutti i gruppi consigliari. Quindi vuol dire che comunque sarà una commissione abbastanza valiosa rispetto a quello che è insomma, la composizione del consiglio comunale. Quindi mi dai conferma di questo. La commissione trasparenza non segue quelle che sono le composizioni delle altre quattro commissioni, ma verrà il principio democratico realmente confermato con la partecipazione di tutti i gruppi consigliari. Altra domanda che vorrei fare è nel momento in cui si dice che tutti i consiglieri ad eccezione del diritto di voto e del genitore di presenza possono partecipare a tutte le altre commissioni, chiaramente significa riconoscere il permesso dall'attività lavorativa. Questo anche questo mi dà il più. Vorrei conoscere se la partecipazione di altri componenti si inserisce all'impostazione della consigliere Cortese che viene dato casualmente la partecipazione a un gioco di comunale e quindi un diritto di tribuna. Io direi che al di là per non lasciare poi un'aria, cioè qualcosa di indefinito, io ritengo che sia più giusto prevedere nel regolamento, ma è già previsto che nel regolamento, ma nessuno l'ha citato come esclusione, una modifica che viene riconosciuto, che in realtà tutti possono partecipare, non avendo né il genitore di presenza né il genitore di voto, ma il diritto di tribuna viene comunque riconosciuto per questo regolamento. Ma non siamo nessuno di cui fanno parte, già perché